Ciao amici, la settimana scorsa sono stata ad Abu Dhabi e oggi voglio raccontarvi tutto quello che ho fatto, voglio farvi vedere tutti i vlog che ho registrato perché è stato un viaggio bellissimo, un'esperienza fantastica. E scusate la faccia, sono stanca morta perché domani mattina riparto per un altro viaggio in un posto che meglio che non sappiate ancora. Vi lascio al video. Sono strafiera e contenta di aver fatto questo viaggio perché è stato un viaggio in collaborazione con l'ente del turismo di Abu Dhabi. Abu Dhabi quest'anno ha deciso di spingere molto sul turismo perché avevano invitato non so quanti content creator. Eravamo tantissimi già nei giorni in cui ero io, ma è da 2 mesi che stanno facendo sta cosa, quindi boh, vabbè. Come funziona? Loro ti invitano, ti fanno tutto il programma, tu vai gratis, porti un accompagnatore e mi sono portata dietro mia mamma perché a dicembre dovevo andare con lei alle Seychelles, regalato da lei, e per colpa mia non siamo partite perché ho avuto il Covid. Giorno prima di partire, tampone prepartenza, positiva. Sei pronta a partire? Sì, vai, sì, vedi, non sono pronta. Adesso dobbiamo andare a prendere il tram per arrivare alla stazione, poi prendere il pullman per arrivare a Malpensa. Siamo partite da Milano Malpensa con Etihad, che è una compagnia aerea, come si dice? Oddio. Araba. Abbiamo fatto il check-in, adesso andiamo a imbarcarci. Siamo abbastanza in ritardo. Per arrivare ad Abu Dhabi ci vogliono circa 6 ore di aereo. Siamo appena atterrate, Sane finalmente. salve. Questa stava all'ansia, cioè, comunque c'erano le Grazie turbolenze, al lei. volo. E io dicevo la morale di tutte le preghiere. Pregavi? Certo, quando c'è la turbolenza prego sempre. Per partire abbiamo dovuto fare un tampone molecolare e poi, una volta arrivate all'aeroporto di Abu Dhabi, ci hanno fatto un altro tampone loro. Proprio lì all'aeroporto si sono proprio organizzati per fare i tamponi e abbiamo dovuto scaricare un'app che era veramente comodissima, che faceva un po' tipo da Green Pass per noi praticamente. All'aeroporto abbiamo preso un taxi fino all'hotel perché praticamente negli Emirati Arabi non esistono mezzi di trasporto, comunque ci sono, ma tipo c'è un pullman in tutta Abu Dhabi. E abbiamo deciso di non prendere la SIM per il telefono, perché comunque c'era stato detto che il wifi è più o meno ovunque. Ve lo dico, voi prendete la SIM. Comunque, sapendo il nome dell'hotel, l'ho detto al taxi che ci ha portato e abbiamo fatto il check-in. Hotel strafigo, 5 stelle, bellissimo. Mamma è già a letto. Adesso vado a letto anch'io che sono le 3 qua. Buonanotte. Abbiamo dormito poco, però benissimo perché c'è un topper così. Bruno Barbieri sarebbe molto fiero di questo hotel. E adesso andiamo a fare colazione e poi usciamo. Stamattina andiamo in spiaggia. Il primo giorno abbiamo iniziato a seguire tutto il programma che ci avevano mandato. Come prima tappa nel nostro programma c'era una spiaggia. Per arrivarci abbiamo dovuto chiamare un Uber. La spiaggia si chiama Soul Beach. Quando siamo arrivate era quasi deserta praticamente, nonostante fosse sabato. Lo fai il bagno? Fredda. Fa caldo, ma non fa caldo. C'è un po' di venticello che rinfresca, so che il bagno non si riesce a fare perché questo venticello poi non fa caldissimo, poi siamo freddolose in realtà. Siamo state comunque relativamente poco in spiaggia perché, nonostante non fosse nel programma che ci avevano mandato da seguire, volevamo andare a vedere il Louvre di Abu Dhabi, che era molto vicino alla spiaggia. Stiamo camminando, il Louvre è lì. Non c'è assolutamente nessuno che va a piedi, solo noi. E infatti neanche ci sono i marciapiedi, cioè stiamo camminando praticamente in mezzo di strada. Il Louvre già da fuori è veramente molto bello, cioè in realtà io ci sono andata per vederlo da fuori, perché a me i musei non è che piacciono molto. Ci siamo fermate un attimo in un baretto proprio davanti al Louvre, molto carino, a bere qualcosa di fresco. Adesso beviamo questo e poi andiamo a vedere un'altra cosa che non ricordo come si chiama.
Adesso siamo venuti a vedere un monumento ai caduti che è di fronte alla moschea bellissima che c'è qua ad Abu Dhabi. Per andare alla moschea abbiamo attraversato il ponte e a piedi siamo arrivati all'ingresso della moschea. Volevamo entrare nella moschea ma mi hanno fermato perché ho la maglia trasparente e vogliono che compri uno dei loro vestiti. A few moments later. Ci siamo imbacuccate con i teli da spiaggia. Vediamo se ora ci fanno entrare. Una e due. Alla fine ne è valsa la pena guardarci perché era veramente bello e adesso abbiamo fatto un giretto qua nel centro commerciale che c'è fuori dalla moschea. Volevamo mangiare, cercavamo qualcosa di tipico ma non c'è niente di tipico in questo centro commerciale. Ci sono McDonald's, Starbucks, tutte queste cose qua, quindi siamo andate al messicano. Adesso non abbiamo niente da fare, cioè non sappiamo cosa fare, come spostarci eccetera, quindi torneremo in hotel. Solo che per tornare in hotel ci serve un Uber, per prendere l'Uber serve il wifi, che non c'era in quel posto, quindi stiamo ritornando al monumento dove siamo andati prima perché lì c'era un wifi. Siamo tornate in hotel, siamo distrutte, ma in realtà neanche troppo. La domattina ci dobbiamo svegliare, ma neanche presto in realtà, per lei è presto perché sono le 5 italiane, però in realtà alle 8. Quindi niente, buonanotte. Buonanotte mamma. Buonanotte a tutti. Stamattina stiamo andando a vedere la piscina dell'hotel. Sono entrata, ma perché l'acqua è riscaldata, quindi si sta benissimo. Poi non c'è nessuno, è deserta. Bellissimo. Siamo sull'Uber, stiamo andando a vedere il Founders Memorial. Il secondo giorno, come prima cosa, abbiamo visto il Founders Memorial, che è il memoriale al Sheikh Zayed, che è il fondatore di Abu Dhabi praticamente. Anche questo è bellissimo, hanno ricostruito la sua faccia in 3D con delle forme geometriche sospese. Una cosa assurda è che puliscono sempre tutto di continuo e ci sono tantissime guardie ovunque. Cioè ora qui siamo solo io e mamma, ci sono tipo 20 guardie sparse per tutto il giardino e 10 persone a pulire continuamente il pavimento anche se non c'è nessuno che passa. Anche se questo è tipo un parco libero perché c'è la strada lì, ci sono guardie a tutte le entrate. Perché appena entri nei parchi o in qualsiasi posto pubblico devi far vedere il tuo green pass di qua, sennò non puoi entrare da nessuna parte. Una volta visto il memoriale poi avevamo del tempo libero e abbiamo deciso di noleggiare delle biciclette. Abbiamo trovato a culo un wifi libero e abbiamo scaricato l'app per noleggiarle, si chiama Karim Bike. Ci sono costate 5 euro per tutto il giorno. Ce l'abbiamo fatta! E abbiamo fatto tutto il lungomare in bici, bellissimo, faceva un caldo che non avete idea, io mi stavo squagliando quel giorno. Abbiamo fatto una bella pedalata sotto il sole e poi camminata per andare ad un centro commerciale a spaccare il wifi per chiamare l'Uber. E adesso siamo sull'Uber, stiamo andando al parco delle mangrovie. Pronta? Al parco di mangrovie abbiamo fatto quindi questa esperienza sul kayak, molto carina. Ci
siamo fermati su un'isoletta e mamma mi ha fatto buttare per fare una foto. Adesso morirò di fritto. Senti, butti? No, io non c'ho mia acqua l'influencer. Adesso per tornare prendiamo un pullman che ci mette un'ora praticamente per ritornare, però è gratis. L'ultima tappa di quel giorno era il Kasr al-Watan. Si tratta di un edificio del governo che è raramente utilizzato per fare delle assemblee, degli incontri. E una volta finito di visitarlo, siamo rimaste a vedere lo spettacolo di luci che fanno ogni sera alle 7:15. Finito lo spettacolo, siamo tornate a piedi al memorial, che di notte si vede ancora di più la faccia dello sceicco. Buongiorno, è arrivato adesso il nostro autista a prenderci. Stiamo in partenza verso quest'isola, che è a 2 ore e un quarto di distanza da qua. Stiamo andando a 160, questa è l'esperienza Ferrari. Andare al parco della Ferrari. Ha paura. No, non è che ho paura, ma un po' troppo forte. Il terzo giorno ci è venuto a prendere un autista davanti all'hotel e ci ha portato a Sir Bani Yas, che si tratta di un'isola a 2 ore e mezzo circa da Abu Dhabi, su cui non si può arrivare se non si ha una stanza di hotel prenotata. È una riserva naturale ed è piena di animali, ci sono più di 16.000 specie di animali e principalmente sono animali in via di estinzione che vengono da ogni parte del mondo e sono portati su quest'isola per farli riprodurre. E una volta riprodotti sono riportati a casa loro. L'isola è un'idea dello sceicco Zayed, sempre il fondatore di Abu Dhabi. È stata praticamente costruita completamente da zero da lui. L'isola è naturale, però tutti gli alberi che ci sono stati piantati. Prima era completamente deserta. Tra l'altro ogni singolo albero che c'è sull'isola è innaffiato periodicamente, ci sono dei tubi che arrivano da albero ad albero, cioè fanno ogni singolo albero e lo annaffiano, perché se no, cioè, piove molto poco là. Ci hanno fatto salire su questo, non era un traghetto, era tipo una specie di motoscafo per arrivare sull'isola, e ci hanno detto: mi raccomando, tenetevi forte. Ci hanno fatto mettere il salvagente, cioè ci hanno messo anche un po' paura sinceramente. L'isola è tipo una specie di paradiso, ci sono animali ovunque. Appena siamo salite sull'auto che ci ha portato poi all'hotel, abbiamo iniziato a vedere tantissimi animali di tutti i tipi per la strada, cioè praticamente ci attraversavano davanti. Anche l'hotel era immerso in questa riserva naturale, infatti quando ci hanno portato alla nostra villa c'erano già un sacco di animali lì fuori. Per quel pomeriggio ci avevano prenotato un safari in jeep e ci hanno portato in giro per l'isola a vedere tutti i vari animali che ci sono. Ne abbiamo visti veramente di tutti i tipi. Adesso ci stanno portando a fare il safari. È una figata questo posto. Abbiamo fatto il bagno, abbiamo dato da mangiare ai pavoni e adesso ci siamo docciate e andiamo a cenare. Dobbiamo cenare per forza nell'hotel perché siamo in mezzo a nulla, c'è solo l'hotel. Che è bello tra l'altro, quindi vale, merita. Merita. A mamma piace, approvato. Sì. Mamma approved. Sì, perché è molto nature, wild nature. Andiamo in mezzo a nulla. Io mi sono presa l'insalata e mamma il catch of the day, pesce.
Poi quella sera abbiamo prenotato un'altra escursione per il giorno dopo, ovvero una camminata tra gli animali. Quindi la mattina dopo ci siamo svegliate presto e siamo andate a fare colazione. Ci hanno portato a fare questa camminata, che era un po' tipo quella del giorno prima in realtà. Però invece di rimanere sempre sulla jeep, siamo scese, siamo arrivate fino a pochi metri dalle giraffe. Molto molto bello anche quello. Siamo in partenza, ci sono appena venuti a prendere all'hotel, adesso ci riportano al porto. Mamma, sempre pronta. Sempre pronta, si sta portando via una piuma di pavone. Non sto portando via, non posso portarla via. Può portarla via, mi raccomando, sottolineiamolo. Poi quando è arrivato l'ora di fare il check out, ci sono ritornati a prendere con un'auto, ci hanno riportati al porto. E con il motoscafo siamo tornate sulla terraferma e il nostro autista ci è venuto a prendere per portarci ad Abu Dhabi. Quel pomeriggio abbiamo fatto il tampone per ritornare in Italia. Un giorno prima della partenza ho fatto il tampone molecolare per tornare. I tamponi là sono molto meno costosi rispetto all'Italia, infatti costava intorno ai 10 euro. E dopo il tampone siamo andate a vedere il punto da cui è nata Abu Dhabi, ovvero il Qasr al-Hosn, una roba del genere. Si tratta praticamente del primo forte, non il primo forte, cioè il primo edificio da Abu Dhabi, cioè Abu Dhabi è stata proprio costruita attorno a quel forte. Ed era stranissimo vedere questo palazzo, quello che è vecchio, antico, circondato dai grattacieli. Fa veramente molto senso, ma è una cosa veramente bellissima anche quello. E anche la piazza in cui si trova l'hanno tutta fatta carina con le lucine, con un sacco di chioschetti. È un po' un luogo di ritrovo, infatti era pieno di ragazzi, ragazze, molto bello. In bellezza abbiamo deciso poi di andare all'acquario di Abu Dhabi, perché avevamo visto che è molto consigliato. Infatti ci sono tantissime specie, è fatto molto bene, ci è piaciuto molto. Siamo tornate in hotel e nulla, io avevo fame, quindi abbiamo ordinato dal servizio in camera. Stiamo aspettando che arrivi il cibo, intanto ho fatto il check-in, preparato tutto quanto per domani, perché domani mattina presto partiamo. Ecco qua, è arrivata la cena. E il giorno dopo siamo ripartite per l'aeroporto e siamo ritornate in Italia. È stato un viaggio veramente, ma veramente bello, non solo perché era gratis. Sarebbe stato bello anche se non fosse stato gratis, nel senso che non sarei mai andata probabilmente ad Abu Dhabi, e adesso che ci sono stata, cavolo, cioè è una meta da tenere in considerazione. Tutti quando vanno negli Emirati Arabi vanno a Dubai, esclusivamente a Dubai, ma forse tra le due Abu Dhabi offre più cose da vedere in realtà, anche se è meno turistica, che in realtà è un bene perché c'è poca gente. Quindi davvero mi è piaciuta tantissimo, è un paese veramente bello, cioè anche nonostante sia nuovo, tutto costruito da poco, si vede che ci tengono davvero tantissimo, che vogliono svilupparsi sempre di più. Poi le persone sono davvero 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 gentili,
tutti carinissimi, non c'è stata una singola persona veramente antipatica che abbiamo trovato. Tutti strasimpatici, tutti carini, gentili e parlavano tutti benissimo l'inglese. Tra l'altro molto spesso tra di loro si parlavano in inglese perché ormai sono abituati così. Non mi era mai capitato di andare in uno stato non anglofono in cui tutti parlavano perfettamente inglese, vi giuro, cioè bravissimi. E quindi ve la consiglio assolutamente come meta. Adesso vado, torno a fare la valigia perché sono in alto mare e tra poco parto, quindi ci vediamo presto con il vlog del prossimo viaggio.